Il nostro piano è riuscito, o almeno sono quasi sicuro. Giorgio sembra essere completamente in lacrime per la morte di Alex. Ovviamente la morte è finta, ma lui questo non lo sa. Quindi sono fiducioso che uno shock del genere possa fargli tornare la memoria, fargli ricordare chi è veramente. Purtroppo i problemi per noi sembrano non finire mai. Perché Chico, sparito ormai da settimane, finalmente ha dato un segno di vita. Sembra che lui sia rinchiuso nel vecchio laboratorio in mezzo alle nevi. Forse è stato bloccato lì da Strecatto che ci ha tradito nuovamente. O forse no, magari è stato semplicemente il generale. O forse il generale ha qualcuno che lo comanda e questo qualcuno gli sta ordinando di renderci la vita impossibile. Quindi Alex, come sta andando la cosa, eh? Come vuoi che vada? Mi ha infettato, ma non ti vergogni? Ma i sintomi, parlo dei sintomi, come vanno, scusa? Silenzio, silenzio. Schifosi imbecilli, eh? E tu che ci fai qui? State zitti. Non riuscite neanche a stare d'accordo tra di voi e volete combattere me? Dopo che non riuscite neanche a stare tra di voi senza combattervi gli uni con gli altri. Questi sono affari nostri, sicuramente non tuoi. Che cosa vuoi? Ho visto che stavate aggirandovi in quest'area. Beh, diciamo che questo è un posto mio, ovviamente. Ormai tutto controllo... tuo, come al solito? Certo, ormai controllo tutti i gruppi di banditi dell'area. Sono tutti dalla mia parte, anche quelli che vivevano qui. Quindi siete invitati a togliere il disturbo immediatamente. Non ti preoccupare, ce ne stavamo già andando. Sì, infatti, non serve non neanche che ci punti quell'affare molto in faccia. Molto bene, molto bene. Allora, forza, levate le tende, perché qui di sicuro voi non siete benvenuti. Feccia, andate via, subito. Sì, sì, ce ne stiamo andando, abbassa quell'affare. Quanto è infame, quanto lo odio, non lo sopporto, fa schifo. È proprio odioso. Sì, è un imbecille. Come, oh, ragazzi, ma ha fatto sapere che eravamo qui? Giorgio, comunque, cioè, hai visto? Anche il generale lo dice, che è stupido così. Ma viene a rintracciarvi poi e sì, per darvi solo fastidio, sì, ogni ma volta. Ma è colpa tua, perché se tu non fossi da solo con i cani, c'entri, perché se tu fossi con noi, lui magari avrebbe più paura di mettersi contro di noi. Invece effettivamente un gruppo che si sposta è molto meno evidente di due, certo. E tu, visto che fai parte di un altro, e fa anche più paura, fa molta paura un gruppo grosso. Non è una scusa per farvi tornare con voi, non come è una al scusa. Solito tu puoi fare quello che vuoi. Lo dice? Ragazzi, forza, andiamocene prima che faccia uno scherzetto, ragazzi. Tanto quello che è strano che se n'è andato così facilmente, anche secondo me. Vabbè, approfittiamone e leviamoci di torno. Infatti, prima che gli passi il genio. Raga, non se n'è andato, è nella foresta. È lì, è lì nella foresta, infatti sta tirando. Ha tirato una fumogena. Ragazzi, sapete che cosa ci aspetta, vero? Mi sa... infatti, no, raga, attenti. Oh, wow, wow. Lo sparo, sparate. Ok, è esploso. Ragazzi, ne avrà sicuramente ancora là, di quei cosi. Là c'è un'altra uscita, ti prego, dimmi che c'è un'altra uscita. No, ragazzi, ci conviene tenere l'attacco finché non finiscono i mostri. Ok, sicuramente anche degli altri di questi. Sono dei progetti. Sì, li vedo, sono in mezzo al fumo. Vedo un botto di infetti. Sparate, cercate di sparare. Io prendo copertura qua dietro, sopra il muro. Attenti a non colpirci a vicenda, però, ma l'unica che cosa. Ma anche noi sulle mura? No, rimanete sotto, ce ne sono altri, sono tanti, ragazzi. Sono tanti. State attenti, mi raccomando, attenzione, copritevi dietro un'area del muro. È probabile che dentro il fumo... Sta lanciando anche Molotov, non vuole che usciamo. Penso che dentro il fumo ci sia un altro di quegli scheletri giganti, quindi state attenti, ricaricate le armi appena... Eccolo! Infatti, stai attento! Eccolo! Attenzione, sparategli, questo salta ora. Porca miseria, raga, mi sta colpendo lo scheletro gigante, eccolo. Ok? No, non posso colpire, raga, sparategli! Tranquillo. Ok, attenzione, è probabile che ce ne siano degli altri. Io sono stato colpito, devo fermarmi un attimo per mangiare. C'è qualcosa? Sento che qualcuno sta sparando, non so cosa sono, forse è il... Credo che ci siano delle torrette da qualche parte. Secondo me è il filo spinato, sì, mi l'hai serve, Giorgio. Di banditi, ce ne sono tantissimi. Giorgio, sono infetti, non banditi, puoi darmi... Scusami. Qualcosa da bere, per favore, mi serve qualcosa tieni, da bere. Tieni, grazie, ti basta? Grazie, sì, no, me ne bastava solo una, non serve che ti fate preoccupi veloci, così. Per favore. Ok, noi ci siamo, ragazzi, voi state bene? Tutti ci a posto? Infetti, stai attento. Sì, ma ce ne sono altri, veloci. Arrivo, adesso gli spariamo, arrivo anch'io, eccomi, ci sono, mi sono ristabilito. Ok, attenzione. Attacco! Tranquilli, non preoccupatevi, me la cavo io. Dovrebbero essere... Mannaggia lui, schifoso e infame. Quanti ma sono? Ma tira fuori ogni volta tutti questi infetti? Raga, sono un casino. In teoria credo che non ce ne siano altri. Uccisi questi dovrebbero essere finiti. Provo a passare qui. Attenzione al filo spinato, raga, Attenti al filo spinato. Sta lanciando delle molotov, attento. Li sento, state tranquilli, sono finiti. Ti sto dietro, io ti copro, Vedete, il generale sta scappando, è andato verso quella direzione perché ha messo un'altra fumogena, ma se n'è andato. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superata questa. Raccogliamoci qui, Alex e Anna, venite verso meno di noi. Meno male, comunque era sicuro che non avrebbe fatto tanto, anche perché avrebbe distrutto il suo accampamento. Sì, e a quanto pare... Tu, Alex, sei sicuro che
questo era l'accampamento di quando eri uno dei banditi, questa zona io qui. Sono sicuro al 100%. Certo, beh, per forza era quello, sappiamo tutti che era quello. Ma non pensavo fossero con il generale. Infatti probabilmente ai tempi che tu eri con loro non lo erano, ma poi sicuramente è successo qualcosa e il generale è probabile che li abbia conquistati. Anzi, ti vorrei chiedere, Alex, secondo me questo muro non era così distrutto e io penso che il generale abbia sfondato infatti il castello. Infatti non me lo ricordo così, sì. Penso che l'abbia fatto esplodere. L'ha fatto esplodere per conquistarlo, quell'infame. Ascoltate. Ormai lo sappiamo che tutti i banditi sono sotto il generale. Sì, ormai, raga, la situazione sta andando ma degenerando. Ma posso chiederti una cosa? Dimmi a Giorgio è subito. È normale che il generale abbia fatto tutta sta roba solo per delle armi e ne avete trovate anche guarda, poche? Guarda, in teoria credo che ce ne fossero molte di più dentro, però penso che lui... No, Lion, mi sa che la sua dimostrazione era un'altra, che possiamo prendere tutto quello che vogliamo, ma lui avrà sempre qualcosa di più. È possibile, è possibile. Cioè, a lui non interessa di queste risorse, lui ha di non tutto, Giorgio. Non c'era niente di prezioso là dentro, qualcosa? Noi non l'abbiamo nulla, trovato, sicuri? Noi non l'abbiamo trovato. È possibile che ci fosse dell'altro. Magari un giorno potremmo anche decidere di tornare, ma noi non abbiamo trovato niente. Ci sono dei torrioni che non abbiamo visitato. Sì, sì, è probabile che ci sia qualcosa, ma noi non magari abbiamo trovato. Magari dopo averlo conquistato fatti installare qualche scomparto segreto dove inserire certo, le armi, certo, le risorse. È probabile che abbia fatto qualcosa del genere. Giorgio, ascolta, noi abbiamo Alex che non sta bene, quindi dobbiamo tornare all'accampamento. Sicuramente non te lo lascio con te, ok? Quindi su questo sei ci puoi mettere la mano sul fuoco. Sei sicuro di non volerlo fare? No, assolutamente ma è sì. Ma ovvio che siamo sicuri, che domande? Sì, beh, io su queste andare. Cose sono più esperto di voi sicuramente, cioè non metto Giorgio, dubbio. Ascolta, è stato bello combattere fianco a fianco, non voglio negarlo, però te ne devi andare, mi dispiace perché Alex non può venire con va te. Va bene, okay? Va bene, va bene. Grazie comunque per il tuo aiuto, ci rivedremo, intanto ci vediamo sempre. A presto. A presto. Aspettiamo che se ne vada, raga, non parliamo aspettiamo finché non... Aspettiamo che si allontani ancora di più. Ok, credo se ne sia decisamente andato, l'ho intravisto per un attimo ma era molto lontano. Non lo vedo più neanch'io. Alex, tu hai la sacca del cadavere con sì, dentro... Okay. Ho preso il fantoccio. Perfetto, perfetto, abbiamo tutto. Bisogna stare attenti, dobbiamo sbrigarci e il piano è questo. Praticamente arriverà un momento in cui tu, Alex, farai completamente finta di essere moribondo. Io lo chiamerò, Giorgio sentirà questa cosa, ma quando sarà arrivato per vederti? Perché sicuramente lui vorrà... già morto. Tu sarai già morto, ovviamente. Perfetto. Tu sarai nascosto, non sarai morto veramente, ma lui questo non lo saprà. Anna, secondo te può funzionare? Mi sembra... Io spero veramente che funzioni, anche se comunque è sembrato come se non gli interessasse. No, fidati che in realtà gli interessa, non lo vuole dare a vedere, ma gli interessa molto di Alex, anche perché altrimenti l'imbecille non ci terrebbe così tanto a tenerselo e a portarselo dalla sua. Ogni volta mi chiede di riavere Alex con sé, ogni volta me lo ripete infatti all'infinito. Infatti che ci tiene si è vede. Ovvio. È comunque molto sicuro di quello che sta facendo, quindi se vede che sì, ha ma fallito la pagherà. Speriamo che magari i 5-3 siano tornati all'accampamento intanto. Ragazzi, non ci spero tanto, secondo me non troveremo un accidente di niente qua dentro, però vale la pena. Deserto, non vedo nessuno. Io lo vedo male, secondo me stiamo andando e ma peggiorando. Ma che è successo? Non lo so, ma questo accampamento ha visto giorni migliori. Mi ricordo all'inizio che eravamo tutti quasi sempre insieme ed era bello, io mi sentivo confortato da questo fatto di essere tutti uniti. Invece adesso guardate controllo chi c'è rimasto. L'infermeria, non si sa mai. Alex, vieni qua dentro, ti devo spiegare cosa devi fare. Chiudi la porta, anzi chiudi bene a chiave, vado, in modo che nessuno possa sentirci neanche per sbaglio. Siediti su una delle sedie, fai quello che ti pare. Allora ascoltami bene, il tuo compito è semplice: tu ti devi occupare di rendere la scena credibile per la tua morte, ok? Noi, se tu fossi morto per un'infezione, questa cosa è un po' raccapricciante ma devo dirtela, praticamente noi l'unico modo in cui avremmo potuto mettere diciamo in sicurezza il tuo cadavere è bruciarlo, ok? Perché ok, capisco, è l'unico dobbiamo modo. Preparare qualcosa, un rogo, palò. Un rogo, Anna chiudi la porta, serve un rogo in modo che sia credibile il fatto che tu sia lì dentro, ok? Ovviamente il fantoccio deve resistere un po' alle fiamme, quindi mettilo lontano dalle fiamme, non so, un po' sollevato, fai quello che ti pare, non mi interessa, l'importante è che sia il fantoccio sopra le fiamme, come se noi ti stessimo per bruciare, per eliminare l'infezione dal tuo cadavere e poterlo okay, seppellire. Ma posso in mezzo alla foresta, perché così Giorgio lo può vedere. Giusto, andrai in mezzo alla foresta in modo che noi possiamo portare Giorgio in quel posto, come se veramente tu fossi lì morto e noi ti abbiamo celebrato questa specie di mini funerale, ok? Adesso sbrigati, vai. Ok, vado, tra 5 minuti circa vieni. Ok, non ti preoccupare, mi raccomando, trova un buon posto, Alex, perché altrimenti abbiamo un problema in più se sì, non è sì, credibile. Non ti preoccupare. Ok, per quanto riguarda noi, Anna, dobbiamo aspettare un attimo e poi magari chiamiamo Giorgio e tu devi fare la parte di quella secondo che... Secondo me, guarda che Giorgio è sempre qua intorno, perché secondo me lo sta tenendo d'occhio. No, questo sarebbe la rovina del nostro piano, ma non penso proprio che sia così. Perché lui ha le sue cose, i suoi da fare con quei schifosi cannibali. Noi lo chiamiamo e tu fai la parte di quella che è estremamente preoccupata per Alex. Va cioè bene. Alex non può neanche più parlare, è praticamente moribondo, ok? Hai capito? È semplice. Va bene, stai tranquillo, so già cosa fare. Perfetto, allora lo chiamo e mi sintonizzo sull'ultima frequenza, se lui al suo campo dovrebbe rispondere da qui, mi pare, perché l'ultima volta ci siamo sentiti così. Giorgio, mi senti? Giorgio? Chi parla? Sono io, sono Lion. È successo un fatto
Molto brutto e penso che tu debba esserne a conoscenza. Mi stai ascoltando? Scusa, che c'è stavolta? Ti ascolto, sì. Ti conviene stare seduto perché qua la situazione è abbastanza grave. Anna, come... Ma io ti prego, ci servono altri sacchi di sangue. Giorgio sta messo malissimo ed è colpa tua. Non cosa, so di se di chi parli? Di Alex, di chi vuoi che parlo? Di Alex. Ah, vabbè, sì, ho capito. Che un'altra delle cose per farmi venire da voi? Non è una, non ci serve, infatti. Alex, resta sveglio, ti prego, resta sveglio. Al Lion ci serve sangue. Non ce n'abbiamo altro, Anna, non ce n'abbiamo altro. Sei serio per ora? Certo che sono serio, deficiente. Lo hai fatto morire te. Sta per morire, porca miseria, è svenuto e non so se se la caverà. Dove siete? Dove siete? Siamo vicino all'accampamento, anzi, siamo proprio dentro adesso. Lo stiamo portando dentro. Non ce l'abbiamo, Streccatto, non ce l'abbiamo. Non abbiamo niente, Anna. Cerca di tamponare. Arrivo all'accampamento, arrivo. Non so se lo troverai vivo. Sbrigati comunque. Se l'è bevuta, Anna, di brutto se l'è bevuta. Adesso... Funzionato? Sì, che ha funzionato. Si prenderà uno spavento di quelli che guarda. Se lo dimenticherà quando sarà morto. Vieni con me, Anna, ascoltami. Che facciamo? Adesso... Lo aspettiamo qui o andiamo direttamente alla pira? Tu mettiti tra l'accampamento e la pira, in modo che io ti veda e possa seguirti. Che tu mi raccomando, devi essere triste perché Alex è morto adesso, Dai, ovviamente. Tranquillo, va bene. Ok, inizia ad andare e fatti vedere. Vado da me. Vado a dire ad Alex di nascondersi. Ok, rimani in vista in modo che io possa vedere dove sei. Ad Alex, certo, ci penso io. Subito dopo la rete. Lo chiamo, tanto Alex aveva l'altro walkie. Alex, Alex, sì, ti sento. Ascoltami, sta arrivando Giorgio, ok? Gli abbiamo fatto una scena. Ok, è ora che vada allora. È estremamente credibile, nasconditi, rimani in zona che dopo appena lui se ne va io ti richiamo, ok? Però mi raccomando, nascosto. Ok, mi nascondo nella foresta. Non farti vedere. Lion! Giorgio, è andata, non c'è. Dov'è? Più, no, è morto. No, che vuol dire, Lion? Cosa pensavi che succedesse, mannaggia te? Cosa pensavi che succedesse? No, non è così. Non è così. Non funziona così, Lion. Lo so meglio di te che non funziona così. Non funziona ugualmente per tutti, Giorgio. È un virus. A una persona può prendere di più. Non è vero. Adesso ti porto, perché tanto, guarda, abbiamo già dovuto preparare per bruciare il corpo, ovviamente. Visto che è infetto e noi non vogliamo infettarci. Magari non avete capito bene. Scusa, magari si sente solo male. Cioè, ci sono delle fasi particolari. Ascolta, io lo so bene. Sì, ok, ma se uno si sente male, lo metti sopra un fuoco. Penso che, insomma, qualcosa faccia, no? Si sveglia, si riprende. Sta bruciando, Giorgio, il cadavere. È un cadavere, non c'è altro. Non è rimasto nient'altro. E Anna sta lì, adesso ti portiamo, così lo puoi salutare. Sei un'altra cosa, come quella che il generale se la prende con voi per colpa mia. Allora, è una cosa... Ascolta, non sai come mi arrabbio. Ok, ma non è una bugia, è la verità, è quello che è successo. Mi dispiace dirti questa cosa, purtroppo è così. E non c'è altro da fare. Ragazzi, è di qua. Andiamo. Giorgio, guarda, non so neanche se resterà arrabbiato. Sì, sono molto arrabbiato con te, perché è colpa tua. Tu non so cosa cacchio avevi in testa. Io, guarda, io voglio non pensare. Ho parole, Giorgio, cioè lo sai, ci siamo passati entrambi. Giorgio, ricordati che questa cosa che è successa, questo schifo. Non è vero. Non doveva andare così. Ma è andata fatto così. Quello che ho fatto con tante altre persone. Ascoltami bene. Non doveva succedere così. Tutto questo per è colpa. Silenzio, Anna. Silenzio. Silenzio. Anna, vattene via, vai dietro un angolo. Giorgio, quello che è successo qui è colpa tua. Ma non è colpa tua di quello che sei, è colpa di quello che sei diventato. E tu sei così per colpa di quella maschera. Quella maschera schifosa che ti Anna, Lion, non dovevo Giorgio, andare Giorgio, così, Lion. È colpa vostra, no. È colpa vostra. Vieni, ascoltami. Avete fatto qualcosa voi, Giorgio, avete fatto qualcosa voi. Porca miseria, Giorgio, allontanati. Non gli abbiamo fatto niente noi, ascoltami bene, fai solo questa cosa, ti chiedo solo questa cosa, poi te ne puoi andare, devi toglierti la maschera, perché io sono sicuro che se tu te la togli per un attimo, solo per un istante, fermati. Per Alex, glielo devi. Toglila solo per un attimo, poi te la rimetti e te ne scappi, ok? Se vuoi andartene via. Giorgio, vieni qui. Lo devi fare per Alex. Perché quello che gli è successo forse è colpa tua. Lo devi fare. Toglila per un attimo. Vedi se. Prendi una boccata d'aria fresca. Vedi se cambia qualcosa. Togli quella maschera, Giorgio. Toglila. Perché è colpa di questa maschera schifosa se tu ora sei così. Prendi un respiro d'aria fresca. Non c'entra niente! Vattene via. Vai via. E pensa a quello che è successo. Alex, Anna, vieni. Zitto, lasciala andare via prima. È andato, figurati, sta correndo come un coniglio. Alex, dove sei? Alex! Lion, eccomi, sono qua. È andata? È andata quasi bene. Ma penso sei che... riuscita a fargliela togliere? Sì, se l'è tolta per un attimo, non so se se la rimetterà. È possibile che lui ceda alla tentazione di rimettersela, però per un attimo se l'è tolta. Quindi, secondo me ce la siamo cavata. Penso che siamo andati bene, ragazzi. E vi propongo di rientrare nell'accampamento. Tu, Alex, per un po', è meglio che starai nascosto, perché credo che se lui va in giro, magari può essere che torna qui. Il fantoccio lo lasciamo in posizione e tu per potrebbe un po' voler tornare per prendere il corpo. Forse, Alex, sai che ci converrebbe travestirti in modo che tu puoi venire con noi, però sembrerai un'altra persona. Ok, possiamo trovare un travestimento. È una buona idea, secondo. Aspettate un attimo, mi arriva una trasmissione, raga. Fermi. Pronto? Chi è? Lion. Chico? Che cavolo?
Dove sei? Dovete venire subito a salvarmi, subito, tutti quanti. Ma cosa stai... A parte che non esiste. Cioè, tu sei sparito da un casino di tempo, adesso io pensi... Io sono sparito? Sì, tu sei sparito, sì. Ma stai scherzando? Allora, l'ultima cosa che io so è che Strecatto ti stava curando perché avevi un'emorragia, sì, per colpa, sì, della coltellata. È vero, ma lui è sparito e poi mi hanno chiuso tipo in una stanza. Ti ricordi il laboratorio? Sì. Quello, sì, nella neve. Nella neve, certo. Ecco, sono lì, ma sono in una stanza che non esiste. Ma non scusa, l'ho mai trovata. È stato Strecatto a chiuderti lì dentro? Ma lui ti non ha portato lì? Non mi ricordo. Io ero lì con lui, poi a un certo punto non l'ho più visto e mi hanno chiuso qua dentro. Non so chi. Vuoi vedere che Strecatto ci ha tradito un'altra volta? Guarda, no, se non succede. Non è possibile. Dovete possibile correre tutto. Per forza. Ho sentito tantissimi spari, ma tantissimi. Non hai idea, corri. Va bene, arriviamo, Cico. Non ti preoccupare, arriviamo. Il più in fretta possibile. Mio Dio, io lo sapevo. Sì, lo ma sapevo. Ho capito. Sì, però, ragazzi, non si può nemmeno andare avanti così. Ogni volta ce n'è una. Qui in questo mondo non si può più sopravvivere. Ogni momento ce ne succede, no, una, ragazzi, diversa. Io mi fido. Andiamo, di dai. Probabilmente è andato al laboratorio perché non aveva materiali per, sì, curare. Sì, è possibile. Qui. E però poi è successo qualcosa. Io, ma sinceramente, non lo so. È successo qualcosa anche a lui. È possibile anche questo, ma potrebbe e anche fosse essere. È tornato con il generale. Esatto, potrebbe anche essere che è tornato col generale. Sinceramente, dopo aver visto quello che ha fatto Giorgio, non dubito più di niente. Può essere tutto. Tutti siamo fuori di testa in questo mondo. Sinceramente, mi sembra la cosa più probabile che Strecatto abbia ceduto alle richieste del generale. Ricordatevi che il generale lo vuole con sé di nuovo, perché è solo il generale ormai. Sì, ha tante persone, ha tanti banditi, ha tanti sottoposti, ma al suo fianco lui non ha nessuno, ha tante persone sotto. Ma magari lui... gli serve anche per creare qualcosa di più, sì, mostruoso, perché, certo, ma non è possibile, certo. Stray, l'ultima volta ti ricordi che l'abbiamo dovuto salvare dal generale, che quasi lo uccideva? Ma noi che ne sappiamo? E se fosse stata una messa in scena? Esatto, che ne sappiamo che non sia una messa in scena, che non sia tutto finto per magari prenderci in giro? Guarda che il generale sembra che si stia comportando in modo violento e basta, ma magari ha un piano. Potrebbe avere un piano più grande. Comunque, Cico, sicuramente lo dobbiamo salvare. Ragazzi, state attenti che qua fuori ci sono sempre i banditi. Sì, me lo ricordo, questo è un posto pieno. Ricaricate le armi e state pronti. Alex, io tu... sono tutto pronto. Ricordati che tu non sei travestito e sicuramente non devi farti vedere in giro, quindi... Spero che non ci sia Giorgio, cioè... No, non credo che sia qui, assolutamente. No, non può averci seguito fin qui. Attenzione! Attento! Porca miseria, l'ho preso, tranquilli. Forse un altro... Maledetto schifoso. Attenzione, mi hanno sparato un sacco, raga. L'ho ucciso, tranquillo. Mi hanno colpito un po', però, questa volta. Hai bisogno di qualcosa? Per favore, mi serve. Aspettate, forse posso farmi la sacca di sangue. Restate lontani, dai, voi, proteggetemi. Sento ancora spari. Mi serve una scatoletta di cibo, per favore, Alex. Hai qualcosa da mangiare, sì, per me? Sì, sì, ce l'ho qualcosa. Per favore, mi serve qualcosina. Ok, grazie, basta così, è sufficiente. Adesso entriamoci, andiamo dentro direttamente. Non serve che rimaniamo qua fuori ad aspettare che vengano ad attaccarci. Ce ne sono ancora qua fuori. Non importa, entriamo direttamente nel buco. Vi ricordate dov'era? Qui. È qui dietro, okay. È qui dietro. Vai, scendete. Veloce. Attenzione. Attento. Sì, anche qua, ce n'è anche qua dentro, mi raccomando. Statemi a fianco, io sto sulla sinistra. Attenzione però, Io mi tengo sulla destra. Ok, attenzione, mi sa che ce n'è uno qua sulla sinistra, proprio appena giro l'angolo. Porca miseria, mi ha sparato, lo vedo. Ok, uno è morto, raga. Io vedo sotto una terra. Ok, uccidete quelli che vedete voi. Io mi devo fermare un attimo per rigenerarmi, perché prima mi hanno fatto male. Chiudetevi dentro insieme a me. Chiudetevi dentro con me. Veloci. Alex, entra veloce. Veloci. Ecco, veloci. Rimanete dentro con me, ok? Non muoviamoci per un attimo. Ok, mi sto riprendendo. Ora sto meglio. Sei pronto ad uscire? Sì, io ci sono. Adesso sto bene. Apritemi la porta, bravi. E statemi dietro, dai, non attento, a fianco. Ho visti altri di sotto, Uno l'ho ucciso. Restatemi dietro. Ma quanti sono? Voi restatemi, mi serve, mi state dietro. Anna, tu mi devi aprire le porte, ok? Sei pronta? Aprimi queste. Sono pronta. Ok, 3, 2, 1. Aprimi le porte, entrambe. Vai. Ok? Ok, uno è morto. È pieno di cadaveri appesi, raga. È successo che un disastro. Successo? Attenzione. Porca miseria, mi stanno sparando. Ok, l'ho ucciso uno. Ok, ci siamo un po' ripresi, C'è un pezzo di poster delle storie del mistero qui appeso alla parete, assurdo. Di quando ancora i tempi erano felici e non faceva schifo tutto il mondo, maledizione, erano bei tempi. Da questa parte... Ma cos'è successo qui dentro l'ultima volta? Non era così? È probabile che qui ci sia qualcosa, perché c'è una trappola che blocca un passaggio. Fermi! Ah, maledizione, fermi! Non ho più colpi. Ci penso io! No, ci penso io, ferma però. Raga, no, uccidetelo! Ragazzi, ok, io non ho... Mamma mia, cosa sta succedendo là fuori? Venite qua. Io non ho più colpi, mi serve. Cico aveva ragione, però. È un disastro qui. C'è un altro fucile, uso questo per il momento. Venite con me, però, mi raccomando, vicini. Cos'è questo rumore? Cos'è? Si sta attivando e disattivando una radio, fermi. Cico,
Chico! Lion! Lion! Si sente un rumore di radio qui dove siamo noi. Sei tu che la attivi? Siete tu? Nel laboratorio? Sì, siamo dentro il laboratorio, sì. Ma io sono tipo in una tomba, non so dove sono. Sono tipo dentro un muro. Okay, forse ho capito, non ti preoccupare, stiamo arrivando. Alex, spacca quella trappola che c'è lì sul muro, vado. Ok? Devi stare attento però. Ok, bravissimo. Vado io, striscio io. Voi rimanete qua fuori per un attimo. Ne copriamo. Non vi preoccupate, me la cavo. Chico, mi senti per caso? Ti vedo. Liberami subito, ti prego. Ok, aspetta, arrivo, prendo il piccone da Alex. Alex, buttami il piccone qua davanti, veloce, sbrigati, grazie mille. Arrivo, Chico, non ti devi preoccupare neanche un attimo. Sto arrivando io per te, eccomi qua. Sfondo qua e ci sono. Chico, vieni fuori. Finalmente, fammi vedere. Cibo, acqua, per favore. Ma da quanto tempo sei qui, scusa? Da quanto? Troppo tempo, non lo so da quanto. Porca miseria, ascolta, cibo in questo momento non ho niente, ma non ti preoccupare, appena usciamo. Non ho niente, ma appena usciamo ti sistemo, non ti preoccupare. Ma scusa, ma tu, è possibile che non hai visto chi ti ha chiuso qua dentro? È impossibile. No, ti giuro, mi sono svegliato qui seduto. Eri seduto sulla sedia. Sembra una tomba, tipo. Ascolta, ma hai tipo dei segni di infezione? Non è che magari ti hanno cercato di infettare? No, per adesso almeno niente. Non ti senti bene? A parte la fame, il fatto che sei spossato. Ma ho fame e sete tantissimo. Ma tu lo sai da quanto tempo sei qui? È probabile che tu sia qui da... No. Almeno 3 settimane, Chico. Tu sei qui due o tre settimane. Che ma sei qui dentro? Ma non mangio da 3 settimane, è impossibile. Ti avranno dato da bere, si può stare senza mangiare per un mese, è possibile. L'importante è che ti abbiano abbeverato in qualche modo. Quindi questo è possibile che l'hanno fatto. Porca miseria, Chico, chiunque sia stato ti ha voluto torturare veramente male. Vieni ma con me. Ma per forza, usciamo, ti prego. Vieni. Raga, c'è Chico, l'ho recuperato, era lì dentro. Cioè, qualcuno... Chico, ma che è successo? Finalmente. Qualche pazzo lì dentro. Qualche pazzo si è voluto proprio prendere gioco di lui, cioè l'ha bloccato io lì dentro. Ma so anche il nome di questo pazzo. No, non lanciare conclusioni affrettate. Potrebbe essere il generale, come anche no. Vi ricordate perché che qualche non c'è volta Astrey con lui? Non lo so, ma qualche volta noi abbiamo pensato che il generale... Ma secondo me è successo qualcosa, Astrey. Hai visto che il passaggio era protetto? Io non mi interessa, Anna. Secondo me qualcuno è al di sopra del generale, ragazzi. Io penso questo. Secondo me c'è un capo del generale. E secondo me il generale è solo una marionetta. E noi non ce ne rendiamo conto perché per noi lui è il migliore, il più grosso. E chi il può più essere grande. È impossibile. Non ne ho idea. Nessuno di ancora. Sicuro non è Strecato. Perché uno come lui non potrebbe mai coprire un ruolo di tanta. Ma lui è un sottoboss del generale. Certo, è ovvio. Anche da come lo tratta, lo ha pure menato. Però deve essere qualcun altro, io sono convinto che ci sia qualcun altro. Quindi stai dicendo che la follia del generale viene da qualcun altro? Sì, secondo me sì. E comunque questo posto, raga, non è assolutamente come l'abbiamo lasciato noi l'ultima volta. Cioè, è pieno di sangue, di cadaveri. È pieno di sangue, cadaveri, anche non c'erano, vedi? Non c'erano ste robe appese al soffitto l'ultima volta che siamo venuti.